Giorno 3, con un nuovo amico nella squadra. Hey, you're right, Rindo? Ehi, tutto bene, Rindo? Oh, yes. Just asked you a question, man. How you doing, Nagi? I'm in rather good spirits. Best way to be before a mission, yo. First one in 3 whole years. Hard to believe. Sup, Pete? Loving your vibes, man. Hey, Fred. Real talk, hiding in the shadows ain't my style. Ah, feels great to finally cut loose, yo. Però finalmente siamo di nuovo in quattro. The winds of change sweep the land, yet their effect on our fates remains unknown. Tornerà anche il nostro amico Minamimoto? So, what's on the mission menu for today? Defend and expand your turf until Shibuya is... No, di nuovo il territorio. Sounds like we're in for another scramble slam. Time to take some turf. Some things never change. They used to text us stuff too. Huh. For real? This sì. Whole team thing though, it's kind of whack, yo. You didn't Già. Have teams back then? No. Giocavamo solo we in due. Partners. We took on missions in teams of two. One must needs be a people person to get ahead in such a scenario. That's one way of putting it. We had our share of sticky situations, yo. Vero. But some per te soprattutto. Have a stickier time than others. Huh. Sounds real different from the game we're molto playing diverso now. E molto più difficile. With a total stranger sounds like hell. Something stinks though. Oh, sorry. Not you, the UG. Last time I died in an accident. Well, what happened this time? Nothing. Niente. I'm alive. You're what? You mean you never perished? Nah. Feels like I just skated right in from the RG. It's whacker than whack, yo. This ain't the game I know. Does that mean we might still be alive too? Like, I definitely don't remember dying. Può essere. Yeah, me neither. Nor can I recall experiencing such distress. And now, I can't get through to anybody back home, yo. I couldn't make sense of it at first, but I guess for everything that changes, something else stays the same. Anyway, let's bounce and own this mission, yo. Però io riesco a contattare Swallow. It's definitely not Pete, and Neko's not even here. So who are they? Qualcuno che è qui nel PS. Just when I thought I was out, they pull me right back in, yo. Except something's definitely off this time. Forse sei stato riportato qui perché sei più esperto di molti altri. La tua esperienza potrebbe rivelarsi utile. Sembra che stavolta partiamo da Col di Spagna. Insomma, la nostra missione è la stessa della settimana scorsa. Secondo voi ci sarà anche lo stesso telecronista? Intendi quel logorroico? Spero What? Proprio di no. Logorroico quanto, yo! Fra poco lo vedrai. Ehi ehi ehi, come butta now giocatori? Then. È il momento per un'altra lotta per Shibuya, Zuffa e Baruffa! Ah, ci sto! Almeno, ma almeno sai di cosa si tratta? E pensare che è la seconda settimana di fila, devo dirlo, sono gasatissimo, giocatori! La città è stata divisa in 10 fette prelibate. Centro si è aggiornato, ciao Centro! E se volete anche una sola fetta di questa torta dovrete contendervela contro le altre squadre. Questo è il cuore di Zuffa e Baruffa! Sembra ancora più il casino dell'altra volta. Ma che faccio se trovo una barriera, vi chiederete? Niente paura, ci penserò io a quella, tempo debito! Fino ad allora voi pensate ad accumulare quanti più punti potete! Detto questo, è ora di cominciare. Squadre, siete pronte? In posizione! Zuffa e Baruffa, allora. E sia. La base iniziale è Col di Spagna. Sembra che per ora le zone delle altre squadre siano bloccate. Così pare. Forse conviene avanzare verso quelle vicine alla casa nostra, metaforicamente parlando. Non me lo faccio ripetere. Muoviamoci! Devo trovare la giusta voce per Beat. Fai salire il groove fino al massimo di 200. Scatena un mashup quando il groove è a 200 per scatenare una fusione psichica ancora più potente. In che senso? Però allora, prima di tutto vediamo il social network. Beat è la linea di congiunzione con Kariya. Aumenta il tempo che sei invulnerabile quando schivi in battaglia. Mica male. Kariya, tempo, settimana 2, giorno 3, quindi oggi lo possiamo sbloccare, fantastico. Mi chiedo chi sia la linea di congiunzione con la vecchia a sto punto. Vediamo, che spilla acciaio equipaggiata, Bit caro? Dio mio. Prima però vediamo le tue statistiche.
e non hai nulla equipaggiato. Ok, vita 45 di stile, dio mio, è pochissimo, ma c'ha un buon attacco, su quello non ci possiamo lamentare. Fammi solo vedere, giusto per controllare. Vediamo come sono le espressioni di Beat per capire cosa gli piace o cosa meno. Ok, quello alla credo che questa sia l'espressione di massima gioia, giusto? E questa di schifo, va bene. Magari se passiamo per Dogenzaka ci facciamo il carry che ci dà un po' di statistica a tutto. E sono sicuro che a Beat il carry piace. Ehi Rindo, che ne dici se affrettassi un po' il passo? Boh, per me. Allora lascia che ti svelo un piccolo psico segreto che ho scoperto ieri mentre andavo in skate. Oh, di che si tratta? La velocità supersonica, yo! La corsa? Yes! Ecco perché ti spostavi così velocemente. Ah, ma la pena percettibile a occhio nudo. E se vi sincronizzate con me posso portarvi ovunque io vada, yo! Sul serio, veloce come piace a me! Dimmi, ti prego, come si fa? Viaggio supersonico! Allora, viaggio sonico con Beat. Beat può far muovere più velocemente il gruppo consentendo di sfrecciare per la città. Premi il cerchio a tempo della musica per velocità. Il viaggio sonico può anche far salire il tuo groove all'inizio della battaglia, quindi dacci dentro con il ritmo. Penso che puoi anche fregartene un attimo e spammare per andare più veloce. Certo, ha più senso se vai a ritmo perché così aumenti il groove, per carità. Può essere utile. Magari sapendo se c'è una boss fight fai ta 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 e ti aumenti 100 di groove e sei contento. Buongiorno! Sai, potresti avere futuro nel cosplay. Di sicuro io ci ero cascata. Sei tu! Piacere di vederti, nuovo arrivato. Non avrei mai immaginato di rivedere il tuo bel viso. Ehi, boss, tu sai chi è lei? Evitate di parlarmi a meno che non mi rivolga io la parola. Anche lei è una giocatrice? Non dirmi che non ti ricordi di me, dopo tutto quello che abbiamo passato. No, sei tu. Va bene, forse non mi ricordo. Cosa? Tranquilla, io sei quella ragazza smorfiosa. Solo che ora come ora non ricordo come ti chiami. Ah, a quanto pare neanche la morte può curare la tua idiozia. Tan 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 tan. Il mio nome è Uzaki Yashiro, sono un demone, ricordi? Uzaki Yashiro. È salita di livello. Una volta era anche il tuo capo, sai? Questa mi è nuova. La domanda è, quando era tra i vivi oppure quando era un giocatore? Oh, giusto, adesso mi ricordo. Sei testa rossa. Testa rosa, lo sbaglio ancora. Come mi hai chiamata? Tranquilla, come faccio a ricordare il tuo nome se non l'ho mai usato? Beh, vedi di non dimenticartelo questa volta. Allora, che combini, testa rosa? Sei di nuovo qui per incasinare i giocatori? Non esattamente. Tecnicamente non ho più nemmeno il permesso di farlo. Le cose sono cambiate da quando tu e i tuoi amici giravate in città. Per cominciare, noi demoni di Shibuya siamo una specie in via di estinzione. In che senso demoni di Shibuya? Ce ne sono altri. Ci sono demoni che provengono da altre aree, ovviamente. Oh, forte! Credo di non essermi ancora presentato. Io sono Tosei Furesawa, Rindo Kanade e Nagi Usui. Come se non sapessi già chi siete. Fa parte del mio lavoro, ragazzino. Io veglio su Shibuya da quando ancora non sapevi camminare. Questa città è nel mio sangue. Sembra sia qui da tutta la vita o da tutta la morte. Effettivamente. Ehi, che ci fai qui da sola? Dov'è Lecca Lecca? Non avrà preso le caramelle al chiodo. Ne so quanto te. Aspetta, chi? Forse intende il demone che ha un debole per i dolci. Esatto, proprio lui. Esatto, proprio lui. Sempre con quella calecca in bocca. Lo conoscete? Certo, l'ho chiamato Caramella. Aspetta un secondo. Come fai tu a conoscerlo? Ci ha dato una mano qualche volta. Mi è sembrato un tipo simpatico. Vi ha aiutati, simpatico. Ricordami di non farla arrabbiare. Io pensavo che quel buon al nulla se fosse andato in giro a perdere tempo. E ora scopro che sta aiutando i giocatori. Quel grandissimo idiota ha una bella faccia tosta. Dovrò dargli una bella lezione la prossima volta che vedrò il suo brutto muso. A quanto pare abbiamo trovato la capa dell'amante di Lecca Lecca. Eppure fa capire quanto si è cambiata Shibuya. Io e lui e un paio di altri siamo tutto quello che resta del vecchio gruppo. Questa volta persino il Game Master non è uno di qui. Dannazione, quasi mi dispiace per voi. Anche il lavoro non è quello di una volta. Immagino che le cose vadano così al giorno d'oggi. Ma soprattutto, come ti viene in mente di far finta di essere Neko? Per un momento mi sono esaltata. Colpa mia, testa rosa. Però, che vantaggio avresti avuto tu dal ritorno di cuffiette? Oh beh,
Quindi è sicuro che non è qui? Purtroppo. Non che faccia una grande differenza con i Ruinbreakers in testa. Credo che nemmeno Neku possa reggere il confronto con il loro leader. Sembra davvero un fenomeno. Comunque basta chiacchiere, per oggi io ho finito. Cercate di non divertirvi troppo con il nostro gioco. Ci si vede? Una visione, di già. Non ho niente a che fare con la mia ultima visione. Where is this? When is this even? Is this another potential future? È probabile. It's just a dream I had of Shibuya. Come mai? Così corto, senza nessun incipit? Torre di controllo chiamata Marindo, ci sei? Eh? Bit e il boss sono già partiti, vieni anche tu. Oh, sì, arrivo. Strano, eh? È stato aggiornato. Ah! Ecco chi sarà il collegamento con Kariya, esatto. Era ovvio, dannazione. Allora. Aumenta i potenziamenti delle statistiche che ricevi quando i tuoi cibi preferiti. Grazie, Kariya, porca di quella miseria. Aumenta la potenza di un certo brand di spille quando usi almeno 3 di quelle spille in un singolo set. Al momento siamo un po' altalenanti sui set di spille, ma vedremo. Allora, aspetta, giusto per capirci. Ok, il solito non comprende Bit a questo giro. Effettivamente dobbiamo aumentare lo stile della nostra amica, quindi anche a Bit. Ok, non è il suo cibo preferito, ma... Però cacchio, il biscotto 320 calorie per una sola di stile, Dio mio. Vediamo come va. Vediamo il bonus di Kariya, se ci aiuta. O di quanto ci aiuta effettivamente. Vediamo. In teoria. In teoria non c'era scritto che ci dava un bonus con la roba preferita. O forse quando ottieni il bonus effettivo, proprio il PAM. Esatto. In questo caso, per esempio, lui si è beccato 5 di stile. Però cacchio, Bit se è sotto di attacco e difesa. Mamma mia. Credo che Bit dovremmo puntare prima le statistiche di attacco e difesa. Prima dello stile. Cioè, va bene il potenziamento dell'abbigliamento. Però, cazzo, capiamoci. E eccoci già arrivati a questa faccenda, ovvero il conquistare tutte le zone. Allora, io a questo giro ho capito come funziona. O meglio, l'altra volta avevo fatto tutti i rumori, questi qua arancioni, e li ho sconfitti subito. Non funziona così, a quanto pare. Dobbiamo conquistare il rumore arancione, probabilmente per primo, per ottenere i primi punti, e tutti quelli successivi sono punti extra. Quindi cosa facciamo? Otteniamo prima il rumore arancione. Vieni qua. Ci chiamiamo un po' di rumori rossi extra, senza andare a toccare gli altri arancioni. Ecco fatto. Cerchiamo di mantenerli. No, venite qua. Non vi perdete. Va bene. Prendiamoli. Ecco fatto, 8 catene. Se riusciamo, aggiungiamone. Non abbiamo aggiunto un altro, per fortuna, perché stavo per prendere quello arancione. Sconfiggiamo tutta questa zona. Vediamo quanti punti facciamo. E una volta fatto, usciamo dalla zona. E abbiamo il potere. E ho anche scoperto che questi qua con... con scritto bonus, non dobbiamo colpirli subito. Cioè, non dobbiamo ucciderli subito. Dobbiamo ucciderli possibilmente anche per ultimi, perché ci moltiplicano il bonus che otterremo una volta sconfitti. Ecco fatto. E infatti abbiamo ottenuto 388. E ora liberiamoci tutti gli altri. Vediamo. Ok, il groove al 200%,
mi sembra molto forte. Non vedo l'ora di riavere anche Minamimoto nella squadra. Perché dai, è palese che tornerà. Ho appena scoperto una cosa terribile della spilla del fuoco che abbiamo dato a Bilt. Non ci possiamo avvicinare. Cioè, rimane un cerchio di fuoco che ci fa danno. Noi non possiamo avvicinarci in quella zona o prendiamo danno, è terribile. E infatti sono morto per una cagata. In realtà ho appena scoperto la gabola non era la cosa di fuoco. È l'orsetto qui, anzi neanche, sono i lupi merdosi che lo fanno. Bastardi, terribili sono. Ho dovuto abbassare la difficoltà perché sennò non ne uscivamo più purtroppo. Un po' mi sento sporco, ma ehi, non importa. E questa si sta per evolvere. Carina. Vediamo, la padroneggiamo anche. La padroneggiamo, ovvio. Beh dai, abbiamo ottenuto anche la starter quarterback e le zanne di ghiaccio. Sembra interessante. Allora, questa non sembra essere cambiata. Sai cosa? Quasi quasi rido questa Rindo. Effettivamente i lupi di fuoco sono un problema ora. Ah, le zanne di ghiaccio sono anche questa una super spilla. E sono i pugni, si ricaricano in 10 secondi. Mi sono appena reso conto che c'era anche questa zona da conquistare, cavolo. In questo scontro mi sono reso conto che spille come questa qui e questa qua del quarterback sono sì buone, ma sono più difficili da usare con nemici che volano. Quindi di conseguenza il fuoco che è a terra e Nike che fa la carica rendono difficili colpire quei nemici. Perfetto, anche la spilla dei razzi si sta per evolvere. Vediamo che cosa diventa. Non mancare questo colpo. È diventato un gufo. E l'abbiamo masterata immediatamente. E di spille nuove a livello normale non ne stiamo ottenendo, eh. Un po' un peccato. Certo, vorrei giocarmela in difficile, per carità. Però, cavolo, se dobbiamo occupare sia il fattore che dobbiamo fare molti multipli dei punti e quindi tante catene, non ne usciamo più ora. Però mi sembra che adesso la spilla è diventata molto più veloce. Fino a 7 razzi sul bersaglio. È fretta al momento l'unico che mi preoccupa, perché non abbiamo una spilla col quadrato che possa essere utile per lui ora. E intanto qui abbiamo il maiale. Vediamo che maiale sarà questo. Questi di coppia sono normali. Allora, è normale, solo che più li uccidi più ne appaiono, quindi. E infatti, che bellini però i maialini piccini. Mi sembra che uno è scappato o sbaglio. In ogni caso con Bit, quei missili l'abbiamo preso. Abbiamo appena nuclearizzato un maiale. Che spilla mi dai? Una spilla inutile di sicuro. E invece sembra carina. Le catene non si scordano mai. Mi sa che è una spilla con le catene che blocca i nemici. Eccola qua. No, è una spilla col quadrato. Oh, però sono bombe. Però fanno male. 10 secondi, 2 bombe non è male. Però 613 è sicuramente un buon danno. Il punto è che al momento il fatto è che queste super spille sono buone alcune. Il problema è che ne possiamo usare una al momento per tipo. Per esempio, io ora vorrei provare questa qui del ghiaccio e mi sa che la darei a Nagi. Vediamo se sti cazzotti incredibili di ghiaccio possono essere utili. Che io ora vorrei avere un altro slot per mettere anche questa qua da R2, da mettere o a Bit o a Fretta a questo punto. Però non possiamo. Fuori. Allora, il pugno nuovo di Nagi non è male. È una carica di pugni di ghiaccio. Nulla di diverso da quello che facevamo col triangolo. Solo che è una carica e poi rilascia. Ci sta.
Sto pensando di mettere al posto della spilla questa qua del raggio di fuoco che ho dato a Beat di nuovo quella di ghiaccio. Certo, è un rischio mettere più spille dello stesso elemento, però il ghiaccio blocca sicuramente i nemici. Unito a quella lì di roccia possiamo fare una buona combo, secondo me. Vediamo, dovremmo averla masterata sia questa che l'altra. Vediamo subito. No, forse no. Forse questa non l'abbiamo masterata. E infatti, però, sicuramente è una buona spilla da tenere da conto ora. E i Twisters hanno cancellato tutti i rumori territoriali di questa zona. I Witch e Twister hanno conquistato Tower Record di Shibuya. Yo! Bene, direi che questo posto è bello che il nostro. Ah sì, cavolo! È stato troppo facile, yo! Vediamo se sarei della stessa idea al termine della giornata. È una trasmissione? Oh, sembra che ci siano novità. Hey. Novità al lampo, giocatori! Sia Witch e Twister che varie beauties hanno conquistato i territori. Mi sa che non siamo gli unici a essere partiti bene. Un momento, varie... che cosa? Varie beauties, la squadra di Cannon. Esatto, continua a dimostrarsi un'abilissima comandante. Allora, che stiamo aspettando? Diamo una mossa e conquistiamo quei territori prima di loro, yo! Andiamo, su! Aspetta, e a noi chi ci fa andare super veloci? Quando è sul suo skate non c'è per nessuno. Insomma, mi ricorda un po' Minamimoto, sapete? Non è un paragone a cui ho mai pensato. Ma se chiudessi gli occhi e mi concentrassi sulle loro rispettive energie, forse sì, potrei ricavare qualche somiglianza tra loro due. Lo dicevo per dire. Ok, Nagi arrapata. Allora, abbiamo raccolto un po' di dindini. Io direi di metterli già in pratica. Let's move. E comprare del cibo. Beh, bravo Beat. Quel bonus te lo sei proprio guadagnato. Anzi, era proprio necessario. Io ti giuro che entro fine gioco almeno una statistica la portiamo a 999. Ne sono sicuro. Gotta focus. Aspetta. Catturiamo una di queste arancioni e andiamo anche da questa blu. Vieni con me. Ci aumenti il drop di mica male tu, eh. Perfetto. Con 21 di drop abbiamo ottenuto pochi zeni. E vabbè, speravo molto di più, sinceramente. Zanne di ghiaccio si evolve. Diventa Fen di ghiaccio. Carina. E abbiamo ottenuto effettivamente un bel po' di roba che possiamo vendere. 9 zanne di ghiaccio, secondo me qualcosia ci ricaviamo. Una sola zanna di ghiaccio vale 2100 yen, quindi venderle tutte sono 30.000 yen. Beh, dai, mica male. Beh, certo, IPF non era quello a cui puntavo, Beat, ma bravo lo stesso. Ma guarda un po', un altro maiale nascosto. Vediamo che cosa nascondi per me, maialezzo. Vorrei cambiare la spilla di Beat. Vorrei cambiare la spilla di Beat perché il raggio laser di fuoco, guarda un po', non fa abbastanza danno. Certo, in questo caso è stata l'unica cosa che ci poteva servire, però diciamo che è stato un caso. È stato un fortuito caso. Vediamo cosa otteniamo. Adamantite. Hai capito Fret con un caffè. E hai capito anche Rindo. E perfetto. E questo era l'ultimo simbolo arancione dell'incrocio. E con questo anche questo rumore territoriale è stato sconfitto. I Witch e Twister hanno conquistato l'incrocio pedonale. Dai, e con questo sono due, no? Esatto. Attenzione. Vediamo. Hey. È tempo di un'altra notizia lampo, giocatori. Sia i Witch e Twister che Pure Art hanno conquistato un nuovo territorio. I Pure chi? Un'altra squadra rivale. Che cavolo, ma che nomi avete? Chi è che se li ha inventati? Beh, Witch e Twister è stata una mia idea. Ma cosa significa, scusa? È inglese, beh, siamo enormi tornadi che spazzano via i rivali. Tornadi cattivi e spaventosi. Oh. Ah, ecco. Ehi, state per caso insinuando che è brutto? No, amico. Per me ci sta. Vero, sapevo che avresti capito, Beat. Almeno qualcuno ti capisce. Oh no. Povero Fred.